Un attimo di serietà, perché è giunto il momento del primo giochino, quindi mi scanso un po'. Si chiama 20x40, quindi 20 domande in 40 secondi. Io direi che dovete leggere un portavoce, perché essendo una cosa molto veloce. Luca Radini, portavoce. Io leggo Ivan. Risposte. Facciamo sì, leggiamo Ivan. Ivan, dai, che non ha parlato per nulla. Ti dico, caro Ivan, sono domande semplici al quale puoi rispondere qualunque cosa. Ma a caso. L'importante è che, insomma, dai più risposte possibile per arrivare a 20. È facile, allora. Dire cose a caso. Avvicina a me e al microfono. Giacomo. Se siamo pronti, io ascolterei la sigla di questo fantastico gioco. Ok, allora 20 domande in 40 secondi, prendi tutta l'aria che puoi perché sarà molto molto veloce. Se il timer è pronto, io direi 3, 2, 1. Che giorno è oggi? Il 10 dicembre. Che ore sono in questo momento? 14:25. Quanti anni hai? 34. Sei tu o non sei tu? Sì. Il vero nome di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri. Il simbolo del potassio. PH. Dormi la notte. Dormi la notte? Sì. E quando non dormi cosa fai? Sto sveglio. L'area del triangolo. Eh? L'area del triangolo. Base per altezza. Meglio Facebook o MySpace? Nessuno dei due. Chi butteresti giù dalla torre tra Amici e X Factor? X Factor. Tra MTV e DJTV? DJTV. Tra musica di ieri e musica di oggi? Musica di oggi. Io sono io e tu sei tu. Chi è più scemo? Io o tu? però purtroppo io. Quando sei scemo è finito il tempo. Però dire che sei andato molto. A parte che hai 34 anni, proprio mamma mia, sei un vecchio, te lo posso dire. Comunque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Vorrei verificare l'area del triangolo però. No, è la base per altezza diviso 2. Purtroppo ho detto che non conta la risposta, l'importante è farne più possibile. 13, dai, è una buona media. Bravo Ivan. Bravo. Complimenti, complimenti. Grazie. Grande Ivan. No, bello che poi c'è. Ah, comunque il vero nome di Massimo Ranieri è Giovanni Calone. Il grande nome Calone. Adesso capisco perché gli hanno messo un nome d'arte. Effettivamente il simbolo del potassio è K. Ah, ok. Non è CH come forse TH che credo. No, io avevo detto pota. Pota. Il dottor Latini è fornito di foglio? No, io l'ho scritto, tu hai detto scrivi. È giusto, le sai, le hai imparate tutte a memoria, le faccio devi dire. Ciao, un saluto. Dove lo leggi, scusa? ok, dai, ce l'ho. Ce l'hai. No, una è Radio Luis e una è iChart, cioè separate? Ciao, un saluto a tutti gli amici della iChart di Radio Luis. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis, sono due diverse. Vai. Non mi filmavo qui. Cazzo. No, qui. Lì. Qui. Quello piccolo. Allora, vai. Ciao, siamo Viola Polvere, un saluto a tutti gli amici di... Basta. E poi questa te la monti. DJ. Esatto. Scegliete voi. Allora, saluto sui treni. Vai. Ciao, siamo Viola Polvere. Un saluto a tutti gli amici dei chart di Radio Luis. Capito, ma noi che facciamo? Infatti. Mentre lui dice siamo in Viola Polvere, facciamo vedere che siamo in Viola Polvere. Perché è ciao, no, replichiamo con ciao. Fare un ciao sotto al corretto. Sì, è vero. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, se no allora, pronti? Vai. Ciao! Oh, non l'ho detto io. Ah, penso sì. No, infatti pensavo che io com'era? Quelli che ci mettono 20 minuti per registrare. Questo sai perché? Perché la gente non mi segue la trasmissione. Perché se seguissero la trasmissione. Allora faccio ciao, ciao, siamo i Viola Polvere. Ciao, ciao, ciao. Sì. Ciao. Va bene. Oh, mamma mia. È una cagata? Tutti vai, insieme vai. Ciao e dici la frase. Okay, dai. Non li facciamo mi lavorare troppo. Troppo. Ciao! Siamo io. E c'è il video! Basta! Ciao, seri! Oh, secco! Dai. Mi fate fare figuracce! Vai! Ciao! Siamo i Viola Polvere, un saluto a tutti gli amici dell'Icciar di Radio Luis. Questo era uno. Questo era bello. Era questo bello. Era bello. Ora un saluto agli amici di Radio Luis. Agli ascoltatori di Radio Luis, non mi fate confondere pure a me.
sempre gustavo. Certo, sì, un po' meno, eh. Meno. Là in radio devi essere felice, se no non vi è bene. Pronti? Siamo pronti? Ciao! No, memoria del pesce rosso. Ma sempre siamo io alla polvere, sì. Sì. Vai. Puoi dire sono Valerio Scano, però. Di sono Valerio Scano. No. Ciao! Siamo Viola alla polvere, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Ok. Ciao, in serio. No! Mo, ciao, vado a lavorare. Grazie per aver votato il nostro pezzo nella classifica della hit chart di Radio Luis. Lo mettiamo poi. Ciao! Siamo Viola alla polvere. È fighissimo. È figo, dai, dai. Grazie per aver votato il nostro pezzo nella hit chart di Radio Luis. Grazie per aver votato il nostro pezzo. Non ce la fa mai. Ciao! 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 Ci allontaniamo, stiamo troppo vicino. E devi dire sempre ciao, siamo Viola alla polvere. Sì. No, sempre ciao, siamo i volanti. Ciao, ciao, grazie per avermi dato il nostro saluto a tutti gli amici di Radio Luis. Così si fa, perché bisogna essere, capito, smart. Devi essere smart. Siamo Viola. Ciao. Ciao. La medagliera mia quando mi senti che figo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Abbiamo dato senti che roba. Abbiamo dato pure un'impressione di coralità. Questa coralità, vale, dai, è già un saluto agli amici del io chart. Sono ma no. Delli chart o di chart? Come meglio? Come vi piace di più? Della. Io del. Grazie, della. Grazie della per aver votato il brano. No, prima questo dobbiamo rifare. Ah, devi rifare. Siete pronti? Sì. Rifare. Ciao! Ciao! Siamo Viola Polvere, un saluto a tutti gli amici della hit chart di Radio Luis. Ok, no. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao! Siamo io alla polvere? No, no. Ciao! Chi è che ha fatto sono io, scavato io! E che c'ho sempre il mezzo punto dopo. Ciao! Ali pronti? Ciao! Siamo io alla polvere, un saluto a tutti gli amici della iChat di Radio Luis. Ok, andiamo. Stavolta mi è sembrato all'unisono. Ciao! Siamo Viola Polvere, un saluto a tutti gli amici della iChat di Radio Luis. Vai col pezzo. Vai, grazie per aver provato. Senza ciao, no? Sempre ciao. Oh, sempre ciao. Sempre ciao, siamo Viola Polvere. Ciao! Siamo Viola Polvere, grazie per aver votato il nostro brano sulla iChat di Radio Luis. Yeah, adesso mi mettete quello di Natale e ve ne andate a casa. Ciao! Siamo Viola Polvere, grazie per aver votato il nostro brano sulla iChat di Radio Luis. Dovete rifare tutti questi jingle in canone inverso. No! No. Inventatevi Natale e andate a casa. Sì. Allora, siamo Viola Polvere. Come vi pare a sto punto? No, come vi pare adesso? Allora, siamo Viola Polvere. Carissimi ascoltatori di Radio Luis, auguri di buone feste dai Viola Polvere. Ma se facciamo auguri di buone feste da. Ma fai come ti senti, vai. No, almeno si sente le voci di tutti. Ma no, sì. Ma si sente nel ciao. Ma sempre. Sempre fan ciao, ci ho messo delle ore per la scaletta. Dai, che devo andare a lavorare! E che devo dire? Ciao, devi dire. Auguri di buone feste a tutti, amici, no, amici, no, un po' più di. Carissimi ascoltatori, perché carissimi porta molto a Natale. È come caro Babbo Natale. Ma sì, è come il messaggio. Bravissimi. Direi, Natale, bellissimi. Bellissimi ascoltatori di Radio Luis. Ah no, pensavo gli auguri erano bellissimi. Bellissimi ascoltatori. Bellissimi ascoltatori. Ma una cosa semplice, dai, buon Natale a tutti gli ascoltatori. Ma chi li dividi? Ma chi li conosci? Dai, uno, tu vai. No, senza ciao, lo fai così da solo, libero. Vai. Senza ciao, manco io dico ciao. Senza saluto ciao. Nessuno. Signorante. Ce l'hai. Tanti auguri di buon Natale da tutti i Viola Polvere. Era un po'. Da tutti. Era un po' porno sta cosa. Era un po' porno. Ma che tanti auguri di buon Natale. Io non manderei mai da buon Natale. Cioè, stiamo sentendo mio figlio, ma che. Allora dai. No, lasciamo fare gli auguri di Natale e andiamo a lavorare. Dai, dai, vi dico subito, ci andiamo, vai, vai. Dai, devi essere felice, è gioioso il Natale. Tanti auguri di buon Natale dai Viola Polvere. Alla carrozza 3.